Il troppo riflettere, il troppo riflettere acceca. Le imprese più grandi si arenano una volta viste da vicino. La volontà si piatta, si spegne sotto lo sguardo malato del pensiero. Oh, la dolce Freya. Ninfa, nelle tue preghiere ricorda tutti i miei peccati, che sono morti. Io, un principe. Come sta vostra altezza dopo tanti giorni? Il mio umile grazie, bene, bene, bene. Qui alcuni vostri ricordi che ormai da tempo avrei dovuto restituirvi. Ecco, vi prego, vi appartengono. Io? Non vi ho mai dato nulla. Ricordo anche troppo bene quando e dove me li avete date, accompagnandoli con dolci parole e pensieri soavi che li rendevano ancora più preziosi. Ma oggi, che il loro profumo è svanito, riprendeteli, perché per un animo onesto il ricco dono non ha più valore se crudele si fa il donatore. Eccomi, signore. Siete onesta. Altezza. E siete bella. Intendete dire, signore? Che se siete onesta e bella, non lasciate mai la vostra onestà solo con la vostra bellezza. Forse che l'onestà non è la compagna più raccomandabile della bellezza. No, signora, perché la potenza della bellezza ridurrà l'onestà a una ruffiana, prima che l'onestà possa mai tentare di ridurre la bellezza a sua immagine e somiglianza. Questo era un paradosso una volta, ma ormai è diventato comune. Una volta vi amavo. Così mi faceste credere, signore. Ah, non dovete credermi! Su questo vecchio tronco la virtù si innesta male. Prima o poi il vecchio dammo rispunta. Non vi amavo. Quanto più sono ingannato. Ah, fatti monaca! Perché vuoi generare peccatori? Io sono mediocremente onesto, ma potrei accusarmi di tali cose che mia madre avrebbe fatto meglio non partorirmi. Vermi siamo tutti, credimi. Non dare retta a nessuno. Va, fatti monaca. Io, un principe. Come sta la vostra altezza dopo tanti giorni? Thank you.